Beh, innanzitutto bisogna dare atto del fatto che questo credo sia il primo indice che sintetizza in un'unica misura elementi che hanno a che fare non solo con i disturbi psichiatrici, così come siamo abituati a considerarli sul piano clinico o sul piano dell'utilizzo dei servizi, ma che dando atto a quella intersettorialità della salute mentale in tutte le politiche, cui ci raccomanda anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità si occupa degli aspetti che genericamente definiamo i determinanti sociali di salute e malattia e che incidono in maniera rilevante sulla possibilità di conseguire una condizione di benessere piuttosto che di cadere in una condizione di malessere o di franco disturbo psichiatrico. Lei ha citato i determinanti ambientali, climatici, ma allo stesso modo un sistema educativo, scolastico funzionante, un sistema del lavoro e delle condizioni di lavoro, un sistema di welfare, di politiche sociali e perché no, anche un sistema per la urbanizzazione, la casa. Tutti questi sono tutti elementi che costituiscono parte fondamentale della nostra esistenza e faremmo un grave errore se li sottovalutassimo limitandoci a un approccio pur fondamentale in esclusivo ambito clinico. Io credo che il vantaggio maggiore che derivi da un approccio di questo genere è quello di considerare le variabili di contesto non come variabili immodificabili, ma come elementi sui quali possiamo incidere per creare migliori condizioni di vita e anche di benessere sul piano della salute mentale.